In questi giorni di forte freddo, in una grande bella casa non mia, nella quale vivo con i miei da quasi mezzo secolo, casa bella ma difficile da riscaldare, mi ritornano spesso in mente gli inverni della mia fanciullezza. Cerco di ricordare come passavo le mie giornate, come mi vestivo. E come vivrebbero i miei nipoti in quelle condizioni? È successo che a Brescia un gruppo di giovani aveva messo in stazione circasi giovani attori, questo succedeva nel 48, nel 58, 59, immagino quel periodo lì. E circasi giovani attori, non sono presentato, c'era questo gruppo di ragazzi, fra cui avevo 25 anni allora, per cui questa ragazza con la quale andammo a bere la birra la sera stessa, si parlava di matrimonio. Io allora avevo una simpatia per una ragazza molto più giovane di me e diceva: ah, ma io sposo soltanto una donna che abbia almeno 10 anni meno di me. Non passò un anno e sposai mia moglie che è mia compagna. Ecco, e siamo ancora qui. Di questi monti per la rosea traccia passeggiano dunque le Madonne ancora. Le Madonne che vide il Perugino scender nei puri occasi dell'aprile e le braccia adorando in sul bambino aprire con deità così gentile? E lei è un'altra Madonna, e lei è un'idea fulgente di giustizia e di pietà. Dio benedico chi per lei cadea, io benedico chi per lei vivrà. Quale definizione ama di più? Padre del teatro bresciano, grafico, comunicatore innovativo, scenografo, manzoniano? No, nessuna di queste. Padre e nonno, e magari presto futuro bisnonno. Renato Borsoni spesso ha parlato della parola popolare, dicendo dobbiamo intenderci su questo termine e in questo senso sono state molte delle sue ricerche, dei suoi sforzi dagli anni 60 in poi. Un anno, proprio gli anni in cui la ricerca italiana nasceva contemporaneamente a Roma, a Brescia e a Genova, invitai qui Carmelo Bene e fu una debacle di pubblico terribile. L'assessore Cattaneo, egregia, intelligente persona che aveva auspicato la nascita di questa rassegna, mi chiamò e mi disse: beh, Borsone, così non andiamo avanti. Io ci pensai un po', poi un giorno tornai da lui e le dissi: beh, adesso io le faccio vedere come si fa a riempire il teatro, dopo però ne riparliamo. E inventai la Cour dei Lupi. Per mesi c'era la fila davanti a Santa Chiara, non riuscivo più a fermare i bresciani. A quel punto lì andai dall'assessore e gli dissi: adesso basta, perché come vede è facile far arrivare il pubblico a teatro. Il popolare è facilissimo da farsi, ma noi non abbiamo bisogno del popolare, noi abbiamo bisogno di guardare avanti. Ecco, questo è il manifesto che amo di più, questo è il manifesto che amo di più. Nella mia vita, io mi porto sempre dietro questa immagine, 1968-1988, bandierina nell'angolo e ognuno la pensi come vuole. Questa è un'insegna di rete che c'è ancora, c'è ancora. E poi, oltre al teatro, il suo contributo è stato soprattutto nel mondo della grafica, della pubblicità. Parte dalla bambola Ciccio Bello che ha girato tutto il mondo grazie anche alle nostre spinte. Fino alla tragica apocalisse di Vipop,
da Lebi, l'esposizione bresciana del 68, se non sbaglio, fino al termoutilizzatore odierno, insomma. E abbiamo, io credo di aver vissuto tutti gli anni di questa città e di avere raccontato in cronografica tutto quello che è successo, perché i miei committenti sono stati soprattutto gli enti pubblici, gli enti parapubblici o comunque gli enti con un significato comunitario, no? E poi da un'altra parte naturalmente la parte dell'industria e del commercio. Ho fatto tantissimo lavoro e pochissimi soldi, e questo mi dà una grande soddisfazione. C'è una soluzione semplice. Il teatro c'è già. Ha persino qualche interessante mozzicone innalzato. Ingressi, ambulacri, tutto accennato ma perfettamente ricostruibile. I materiali sono di qua, i paraggi, insomma, un buon architetto e via. Tutto ridiventa come ai tempi dei romani, spiccicato. Un teatro all'aperto non ha bisogno d'altro. Il suo pungolo è stato spesso anche quello del Teatro Romano di Brescia, che è un luogo potenzialmente splendido, in realtà lì sconosciuto ai più. Ma perché mi tocca su questo punto? È un dolore per me, no? Attenuato dal fatto che in un'intervista sui quotidiani locali di qualche giorno fa, il sindaco ha detto: a me piacerebbe molto mettere le mani sul Teatro Romano. E questo mi ha fatto pensare, quando un politico imprudente e intelligente come è Paroni si sposta, si sbilancia su un certo tempo, può darsi che qualche cosa in fondo ci sia. La chiamava foto a colori, ma i colori sono lì, ecco. Cioè, forse il tempo qualcosa gli ha tirato via, però questa sembra più un daguerrotipo che una foto a colori. Salute o genti umane affaticate, tutto trapassa e nulla può morire. Noi troppo odiamo e sofferimmo. Amate, il mondo è bello e santo è l'avvenire. Che è? Che splende su dai monti e in faccia al sole appar come novella aurora. If I...